Gli Aztechi erano originariamente un popolo nomade, proveniente dalle regioni settentrionali. La colonizzazione e la successiva espansione avvennero per lo più con la forza e la sottomissione delle città confinanti, le quali, una ad una, dovettero piegarsi al dominio di questi guerrieri formidabili. Così come i Maya, gli Aztechi accompagnavano a capanne e palafitte di legno la costruzione di immense piramidi di pietra, il cui scopo era quello di ospitare gli importanti rituali propiziatori dei sacerdoti. Anche se soldati e governanti spietati, gli Aztechi sapevano divertirsi. Oltre alla composizione di poesie e canzoni, infatti, essi si intrattenevano con uno sport a metà tra il calcio, la pallavolo e il basket, chiamato peluta. Questi consisteva in una competizione tra due squadre che, passandosi una piccola palla di gomma, dovevano farla passare attraverso un anello ai lati del campo. Abbinato agli Aztechi troviamo il serpente piumato. La leggenda narra che questo Arquati un giorno abbandonò la sua gente per tornare nel luogo dal quale proveniva, ma promise che sarebbe ritornato per dare vita a un nuovo mondo. Durante la loro storia, questo popolo ha registrato più di 2 dozzine di eclissi solari nella loro storia, che interpretavano in modo diverso ogni volta. Sfortunatamente non sappiamo molto su questo incredibile popolo. Il pomodoro selvatico, o Solanum racemigerum, è originario del Sud America occidentale. Portato nell'America centrale, fu messo a coltivazione dai Maya, i quali svilupparono il frutto nella forma più grande che conosciamo oggi, a sua volta adottato dagli Aztechi, che lo coltivarono nelle regioni meridionali del Messico. L'incontro tra il vecchio e il nuovo mondo fu l'occasione per una delle più straordinarie operazioni di scambio nella storia dell'alimentazione umana. Assieme al pomodoro sarebbero giunti in Europa il mais, il peperoncino piccante e altre varietà di peperoni, la manioca, il fagiolo, l'arachide, la patata e la batata, o patata dolce, alcune varietà di zucca, il girasole, l'ananas e altri frutti tropicali, avocado, papaya, pomodoro, il cacao, la vaniglia ed il tacchino, oltre al tabacco. Sul continente americano arrivarono riso, frumento, orzo, segale e avena, lenticchie, ceci, fave, dietole, carciofi, spinaci, carote, meloni, melograni, agrumi, pesche, ciliegie, vite e olive, caffè e canna da zucchero. Gli europei, desiderosi di mantenere nel nuovo continente lo stile di vita a cui erano abituati, portarono con sé via mare anche numerosi animali, cavalli, asini, muli, vacche, maiali, capre, pecore e volatili da cortile ancora sconosciuti in America.